Buongiorno a tutti. Buongiorno a chi ci sta seguendo in questo momento da YouTube, dal canale YouTube della Commissione europea. Buongiorno innanzitutto al professor Guerrieri e al professor Padoan, che sono gli autori del libro che discuteremo oggi, L'economia europea. Ve lo faccio anche vedere online. Siamo qua. E ne discutiamo con un panel di eccezione perché abbiamo con noi Marco Buti, che è il capo di gabinetto del commissario Gentiloni, dunque, e ex direttore generale della DG ECFIN, dunque l'uomo che ha visto da vicino l'evolversi dell'Unione Europea in materia finanziaria negli ultimi 10 anni almeno. Ne parliamo con Marta Dassù, che è una delle più grandi esperte di politica internazionale in Italia e attualmente direttrice di Aspen in Italia. Ne parliamo con Lucia Serena Rossi, che è giudice alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e professoressa di diritto dell'Unione Europea all'Università di Bologna. E naturalmente ne parliamo appunto con Paolo Guerrieri e Piercarlo Padoan, che hanno entrambi un'esperienza europea e istituzionale che non devono neanche essere presentate. Il libro fa parte di una collina, di una collana del Munir, si chiama Farsi un'idea, ma in realtà è un libro dove l'idea che uno si può fare sull'economia europea è un'idea molto rafforzata. È una importante excursus sulla trasformazione dell'economia europea ed è una lettura affascinante anche per chi, per esempio, come me, dell'Unione Europea ha masticato un po' nella sua vita. E ci sono almeno due o tre punti che ho trovato di particolare interesse, e passerò su questi la parola in un attimo a Paolo Guerrieri per fare una presentazione poi più compiuta di questo libro. I punti che mi hanno particolarmente colpito sono che l'Unione Europea ha chiaramente dato nel corso di questi anni un incredibile slancio alle economie dei paesi che ne fanno parte. Però è mancata in alcuni suoi aspetti. Una è stata la politica fiscale. Si è rafforzata enormemente in materia di politica monetaria, ma è mancato l'aspetto fiscale ed è mancata la supplenza dell'aspetto fiscale a livello europeo. E oggi forse in parte si inizia a superare questo limite, ma chiaramente è stato uno dei fattori che hanno ampliato alcune delle crisi che abbiamo visto in questi anni. L'altro aspetto è quello che viene più volte riportato della difficoltà di interazione tra gli stati membri, la mancanza di fiducia che persiste tra molti stati europei e che ha reso difficile fare quei passaggi che forse sarebbero stati necessari per migliorare l'economia europea a favore di tutti i cittadini. Credo che questi sono i due punti che mi rimangono più impressi e che credo che meritino effettivamente una discussione importante, soprattutto se vogliamo vedere un futuro diverso e più positivo per l'Unione Europea. Paolo, professor Guerrieri, la parola a lei sul libro e sui punti che lei ritiene più opportuno indicare e specificare e che devono essere forse tenuti più presenti da chi ci ascolta da dove viene e dove va l'economia europea. Benissimo. Innanzitutto mi permetta di ringraziare la rappresentanza in Italia della Commissione e lei per aver organizzato questo seminario per parlare di Europa, del suo futuro, prendo appunto spunto dal libro scritto da me e da Piercarlo Padoan, in cui, come lei ha detto, ripercorriamo le principali tappe dell'integrazione economica dell'Europa in questi oltre 60 anni della sua storia, con i suoi alti e bassi, con le tante crisi che poi si sono dovute superare. E proprio il superamento di queste crisi in molti casi ha permesso all'Europa, come aveva poi osservato Jean Monnet, uno dei suoi
uno dei padri fondatori dell'Europa, di compiere passi avanti fondamentali sulla via di una maggiore e più efficace integrazione. E anche oggi il processo di integrazione comunitaria rappresenta lo strumento fondamentale con cui l'Europa sta cercando di rispondere alle sfide che sono per molti versi inedite, che sono poste alla sua economia e ai Paesi membri dalla drammatica crisi che è generata dalla pandemia Covid-19. Ovviamente non c'è tempo oggi per commentare i tanti momenti rilevanti di questa storia, le risposte che hanno caratterizzato il processo di integrazione, per cui io mi vorrei soffermare poi sulla parte, diciamo, i due capitoli finali del libro, dove analizziamo quelle che riteniamo poi le due sfide che fondamentali per l'economia dell'Europa nello scenario che si è prodotto sia prima della drammatica crisi pandemica e in quello che è ipotizzabile poi potrà essere lo scenario post-pandemia. La prima sfida riguarda all'interno il rilancio della crescita dell'economia europea e soprattutto della sostenibilità di questa crescita. L'Europa, come sappiamo, quest'anno l'Unione registrerà una recessione più grave delle altre due aree avanzate, gli Stati Uniti e l'Asia del Pacifico. Contenere quindi la fase recessiva e rilanciare la crescita dell'Europa, evitando che si riproducano nuove e ulteriori divergenze tra i Paesi membri, si presenta come una strada obbligata, anche perché bisogna rispondere a quel diffuso senso di disagio, di insicurezza economica che sono emersi soprattutto in quest'ultimo decennio. Ora, proprio per non ripetere gli errori del passato, la crescita, come sappiamo, dovrà essere inclusiva e pienamente sostenibile, sia dal punto di vista sociale che ambientale. E a riguardo un ruolo centrale lo avrà proprio il programma pilastro dell'intervento oggi dell'Europa, che è il Next Generation EU, con i suoi obiettivi che sono sia di redistribuzione che di solidarietà, proprio per evitare drammatiche divisioni che altrimenti si produrrebbero all'interno dell'Europa. È uno strumento nuovo, soprattutto che si basa su una storica decisione di accendere un debito comune a livello europeo. E naturalmente è una risposta, questa alla crisi del Covid, ben diversa da quella che è stata data circa 10 anni fa alla crisi dell'euro. Next Generation EU, noi riteniamo che possa davvero cambiare l'Europa, l'economia europea. Naturalmente molto dipenderà ovviamente da che cosa farà l'Unione, ma anche da cosa faranno i Paesi membri, come e quanto sapranno utilizzare questa opportunità e quindi quali politiche economiche e quali riforme metteranno in campo per cercare di allocare al meglio le risorse disponibili. E il successo di questo programma, un grande programma europeo, è importante anche perché il programma, come sappiamo, è straordinario e temporaneo e quindi è mirato soprattutto a fronteggiare questa drammatica fase. Ma un suo successo aprirebbe la strada alla possibilità di trasformarlo in futuro in uno strumento permanente di intervento a livello europeo. E questo sarebbe senza dubbio proprio un primo passo per l'edificazione di quella capacità fiscale autonoma che lei all'inizio diceva appunto la cui mancanza è stata sempre un punto debole, anche grave, dell'area unificata europea, come noi poi osserviamo nel libro. Naturalmente perché questo successo poi si concretizzi saranno necessarie molte circostanze. Il primo problema naturalmente adesso è l'approvazione dell'accordo che è stato raggiunto a luglio, c'è in ballo i veti dell'Ungheria, della Polonia, questa richiesta, come dire, di mettere da parte le regole sullo Stato di diritto per l'uso delle risorse, che è ovviamente una condizione irricevibile dal momento che lo Stato di diritto è da sempre un pilastro fondamentale del processo di integrazione europea. Come sappiamo, la trattativa è ancora bloccata, ma si stanno studiando soluzioni anche innovative, come potrebbe essere addirittura il Next Generation EU a 25 paesi. Comunque vedremo.
Il secondo problema riguarda proprio il fatto che il Green Deal europeo, la trasformazione digitale, come sappiamo, sono al centro del Next Generation EU, non è solo una politica importante dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della tecnologia, ma vogliono essere proprio il pilastro di una nuova strategia di crescita, si è detto, sostenibile dell'Europa. Quindi è una grande sfida nei prossimi anni, quella di dimostrare che la sostenibilità è in grado di generare un'economia a più occupazione, più reddito del capitalismo, diciamo così, ad alta intensità di carbone. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Naturalmente, perché tutto questo poi avvenga, sarà ancora necessario specificare una serie di interventi, creare soprattutto le giuste convenienze dei privati a investire, avere anche pensare a sostegni aggiuntivi. E qui naturalmente anche il regime di regole fiscali, il patto di stabilità e crescita, che come sappiamo ora è stato sospeso, dovrà essere, direi, in modo radicale rivisto, soprattutto sul fronte degli investimenti dei paesi. Quindi questa è la prima sfida, chiamiamola a livello domestico. La seconda sfida fondamentale che noi individuiamo è relativa al rafforzamento della presenza europea nel mondo. Il rischio, come sappiamo oggi, è che in un'economia mondiale dove contano più i rapporti di forza tra i grandi poli, a cominciare da Stati Uniti e Cina, contano più delle regole o delle istituzioni, il rischio che l'Unione Europea possa finire in una posizione marginale, come stritolata dallo scontro in atto tra Stati Uniti e Cina. E naturalmente per evitarlo bisogna che l'Europa colga l'opportunità anche di questo nuovo mondo che prenderà e si configurerà nel post-Covid per ridefinire un suo ruolo più autonomo e sovrano a livello internazionale. Da questo punto di vista, naturalmente, l'elezione del nuovo presidente di Joe Biden rappresenta un'opportunità per l'Europa perché sicuramente il contesto diverrà più favorevole ai rapporti transatlantici. Tuttavia è evidente che la ricerca di un'autonomia strategica, come oggi si dice a livello internazionale, si pone in realtà indipendentemente poi da questo contesto più favorevole, quindi si pone con ancora più forza. Ora noi nel libro individuiamo tre fronti, sono estremamente sintetico, su cui è necessario intervenire per rafforzare questo ruolo internazionale dell'Europa. Il primo è che bisogna correggere, come dire, l'eccessiva dipendenza della crescita europea dai surplus commerciali, dalle esportazioni, come è avvenuto nell'ultimo decennio. Bisogna dare più spazio agli investimenti e al mercato interno europeo. E qui naturalmente potrà venire un grande aiuto proprio dal Green Deal e dalla trasformazione digitale, come ho detto, al centro del Next Generation EU. Il secondo livello è che va messa in atto sicuramente una politica commerciale, ma direi una politica economica estera più ampia ed efficace, a partire naturalmente dalla gestione con una maggiore autonomia dei rapporti con gli Stati Uniti, poi rispondendo alla sfida della Cina in termini di una maggiore reciprocità, c'è una simmetria che oggi è intollerabile nei rapporti economici con questo nuovo grande gigante dell'economia mondiale. Terzo livello che noi individuiamo è naturalmente l'Europa deve colmare il ritardo che ha accumulato in questi anni nella sfida competitiva e tecnologica, soprattutto nei confronti di Stati Uniti e Cina. Non vi sono dubbi che la credibilità della politica internazionale di un paese o di un'area come quella europea dipende, tra gli altri fattori, proprio dalla forza della sua economia e naturalmente gli aspetti di capacità tecnologica sono oggi centrali nel rappresentare questa forza. Quindi, per riassumere e concludere, per affrontare questa crisi economica e sociale che sappiamo drammatica e senza precedenti, l'Unione Europea ha deciso a questo punto di voltare pagina rispetto al passato, ha introdotto e sta introducendo una serie di misure senza precedenti, si può dire, sia per quantità, ma sia anche per novità di interventi adottati.
il rilancio naturalmente della crescita sostenibile, il rafforzamento della protezione nel mondo dell'Europa sono sfide collegate. Naturalmente il risultato, come diciamo nel libro, ma come è evidente, non è affatto scontato. Dobbiamo adesso meglio definire una strategia complessiva, creare e rafforzare strumenti adeguati e naturalmente attuare le scelte e i cambiamenti necessari. Tuttavia, un punto è naturalmente molto importante. È ciò che ha sempre indebolito in passato la posizione europea, cioè le divisioni interne, la mancanza appunto di fiducia tra i paesi membri. Io lo definirei una sorta di lusso molto costoso che ci siamo potuti permettere in un certo mondo, nel mondo del passato, ecco, che era assai più amico in qualche modo dell'Europa. Io credo che nel mondo assai diverso di oggi questo lusso non sarà più consentito, quindi noi riteniamo che una maggiore coesione dell'Europa è proprio oggi la strada obbligata da percorrere, è la condizione necessaria perché poi tutte queste cose che ho cercato di riassumere adesso sinteticamente si potranno realizzare. L'auspicio naturalmente è che siccome la posta in gioco è così alta questa volta, rischiare un insuccesso sarebbe gravissimo perché naturalmente appunto in ballo, come dice poi proprio il programma nuovo dell'Europa, è la costruzione dell'Europa per le nuove generazioni, quindi è assolutamente un obiettivo di straordinaria rilevanza. Ecco, mi fermerei qui in questo breve riassunto dei contenuti del libro. Grazie molto. Grazie, grazie professor Guerrieri. Intanto voglio ricordare a chi ci sta seguendo via YouTube che si possono fare domande e che noi le daremo poi nel proseguo della conferenza ai relatori per avere risposte. Per cui questo è sicuramente un canale e un momento per iniziare a pensare a domande che vogliate eventualmente sottoporre. Dottor Buti, crescita sostenibile in Europa necessaria per evitare nuove divergenze, diceva il professor Guerrieri. Come si rilancia l'economia in Europa dopo questa grande crisi? Bene, no, grazie dell'invito Antonio, e anche un piacere dialogare con Paolo Guerrieri e per Carlo Padoan. Ci siamo intersecati così tanto negli ultimi numerosi anni che avere un momento in cui magari tiriamo le fila è utile. Questo è un bel libro, è un libro molto agile, lo diceva Antonio all'inizio, fa parte della collana Farsi un'idea e in effetti se uno legge questo libro qui si fa una buona idea dell'Europa e credo sia molto utile adesso come dire, avere un orizzonte di riferimento che sia di medio-lungo termine. Medio-lungo termine in avanti e medio-lungo termine indietro per vedere da dove veniamo. Siamo a uno snodo fondamentale per cui è importante avere anche questa percezione storica. Io vorrei mettere l'accento su un paio di punti, impossibile coprire tutto quanto lo scibile, ovviamente. No, ripartirei da quello che diceva Antonio Parenti all'inizio e Paolo Guerrieri alla fine. E cioè la questione della fiducia fra gli stati membri. Questo credo sia fondamentale, è un punto fondamentale. Però bisogna capire da dove questa fiducia può venire e da dove la sfiducia è emersa. La mia visione su questo è che la radice della sfiducia fra gli stati membri che si è mostrata durante la risposta alla crisi finanziaria, in particolare la risposta alla crisi dei debiti sovrani, Grecia, ma poi anche altri paesi, degli anni 2010-11, sostanzialmente fino al 2015, le radici di questo sono nei primi 10 anni dell'Unione monetaria. Quindi nel periodo buono, fuori dal radar, un po' sotto la cenere, si sono in realtà insidiosamente affermati come dei meccanismi che hanno creato questa sfiducia che poi
è emersa in maniera esplicita durante la crisi finanziaria. Se noi guardiamo alla specializzazione dei paesi in termini industriali durante i primi 10 anni della crisi, che cosa è successo? È successo che i paesi della core Europe, quindi quelli intorno alla Germania sostanzialmente, sono diventati più intensivi in tradables, quindi vuol dire hanno più spostato le risorse, capitale, lavoro su beni industriali e esportabili, e i paesi del sud dell'Europa sono diventati più intensivi in non tradables, quindi in sostanzialmente servizi, housing, asset market e così via. Questo qui ha prodotto una divergenza strutturale che è andata di pari passo con una convergenza invece più superficiale di tassi di crescita. Quindi il fatto che questa divergenza strutturale sia durata 10 anni, quindi i primi 10 anni dell'euro, ha plasmato anche le preferenze sociali e collettive dei paesi. Quindi quando si è arrivati a dover rispondere in maniera solidale all'impatto della crisi finanziaria, tutte queste divergenze strutturali, ma che poi anche nel sentire comune sono diventate, sono venute fuori e chiaramente hanno plasmato il dibattito che è diventato estremamente acrimonious a quel tempo, e ce lo ricordiamo con vignette in Germania sui paradigmi oziosi dei paesi del sud e Mrs. Merkel con i baffetti in Grecia. Quindi questo elemento qui credo sia fondamentale. Ora, saltiamo da allora all'oggi. Perché abbiamo una chance oggi di rispondere in maniera diversa e quali sono le condizioni per ricreare in maniera permanente questa fiducia? La prima cosa è che questa crisi è diversa dalla crisi finanziaria. Questa è una crisi chiaramente esogena, non è dovuta a errori di politica economica come la crisi finanziaria con Lehman Brothers e quella successiva. La seconda cosa è una crisi che è simmetrica in origine, anche se è profondamente asimmetrica nei risultati. Il fatto che, come dire, non ci sia un paese che può essere additato come cre aver creato la crisi all'interno dell'Unione Europea è importante in questo. Io lo dico spesso e mi avete già sentito alcuni di voi: se noi avessimo avuto l'avventura durante la crisi finanziaria di partire, avere il primo paese nei guai, non la Grecia, ma un altro, Irlanda o Spagna o Portogallo, la narrazione della crisi sarebbe stata totalmente diversa. Quindi il fatto che la Grecia abbia avuto una crisi fiscale basata su manipolazioni di statistiche, ha condizionato tutta quanta la risposta alla crisi. Si è letta quella crisi lì in termini di azzardo morale. Quindi questo qui ha condotto poi a misure anche punitive nella reazione dei paesi e delle opinioni pubbliche. Oggi questo non c'è, quindi c'è una possibilità di una risposta comune ad una crisi comune, con una risposta di alto profilo che corregga le storture del passato e metta le premesse per una risposta appunto verso una crescita sostenibile sia socialmente che in termini ambientali. La risposta di base, e concludo su questo, è Next Generation EU, lo ricordava Paolo precedentemente. E il cuore di questo è il RRF, cioè il Recovery and Resilience Facility. Concludo con le tre lettere: Recovery, Resilience, Facility. La prima è Recovery, quindi bisogna fare una
mettere insieme, e la proposta della Commissione sono molto chiare su questo, un piano di alto profilo che permetta di avere una risposta fiscale di bilancio a livello comunitario che è mancata durante la crisi finanziaria. Il policy mix durante la crisi finanziaria era chiaramente sbilanciato, troppa politica monetaria, non abbastanza politica fiscale, quindi un elemento di recovery, quindi non è una risposta immediata all'emergenza sanitaria che abbiamo, è una recovery quando si tratta di, come dire, fuoriuscire dalla crisi emergenziale rimettersi su una prospettiva di crescita. Il secondo è la R di resilience. È fondamentale perché in relazione a quello che dicevo precedentemente, dobbiamo ridurre le debolezze della crisi stessa, affrontare i nodi di fondo e spostarsi su un sentiero di crescita sostenibile, riducendo i colli di bottiglia che hanno poi esposto alcuni paesi nel caso della crisi a, come dire, maggiori effetti rispetto ad altri. Quindi la seconda R è fondamentale. La terza F, soprattutto nel dibattito italiano, lo ribadisco, è fondamentale perché la F, nel leggere i giornali di stamani, io devo dire, ho un principio, quando faccio conferenze di questo tipo non leggo mai i giornali della mattina per evitare domande poi, però leggete i giornali di ieri, la F è tradotta come fondo, non è corretto, la F in inglese è facility e adesso si comincia a leggere, diciamo, in termini di dispositivo, quindi non si tratta da parte dei paesi di avere un fondo in cui si va lì, si apre il coperchio e si pesca un po' a caso facendosi finanziare dei progetti. È un dispositivo per cui si mette insieme un piano nazionale di ripresa e di resilienza, si discute con la Commissione e si mettono in campo si mette in campo una risposta coerente a livello di investimenti e riforme sui nodi fondamentali strutturali del paese, quindi investimenti e riforme che permettano di rilanciare nel breve termine forti investimenti pubblici, ma anche nel medio termine correggere quei colli di bottiglia che dicevo precedentemente. Quindi questo credo sia importante. Ricordiamoci la F. In questo caso di F word, che in inglese significa un'altra cosa, ma in questo caso è facility. Concludo con una parola soltanto, perché Paolo diceva precedentemente, ha ricordato la famosa frase di Jean Monnet, che l'Europa si forgerà durante le crisi e sarà complessivamente la risposta data a queste crisi. Il paradigma di Jean Monnet deve essere analizzato e valutato sulla base di tre compatibilità. La prima è una compatibilità economica, cioè queste risposte sono adeguate o no dal punto di vista economico. Secondo, una compatibilità istituzionale, cioè il livello di sussidiarietà all'insù e all'ingiù è quello giusto o no. Terzo punto è una compatibilità politica. L'opinione pubblica viene con noi o no? La risposta di Jean Monnet era sì su tutte quante queste compatibilità. Secondo me bisogna valutare quello che facciamo se passa il prisma della compatibilità di Jean Monnet. Durante la crisi finanziaria io credo che alcune di queste compatibilità, probabilmente tutte quante, non sono state totalmente soddisfatte. Io credo che se superiamo gli ostacoli adesso di Polonia e Ungheria e in secondo luogo se i paesi, Italia in primo luogo ma anche altri, anche tutti gli altri, implementano i piani di ripresa e di resilienza in maniera corretta, abbiamo la possibilità di soddisfare queste tre compatibilità e far sì, come diceva Paolo Guerrieri precedentemente, di rendere questo non
una grossa una tantum in risposta a una crisi, diciamo, epocale e sistemica, ma un cambiamento di passo essenziale nel processo di integrazione europea. Grazie, grazie a Marco Buti. Marco Buti ricordava la famosa frase di Jean Monnet, e forse uno degli aspetti che più mi viene in mente, passando a Marta Dassù e al suo osservatorio privilegiato da direttrice di Aspenia, è che l'Europa è ancora in mezzo ad una crisi globale, che è la crisi data dai 4 anni in cui abbiamo avuto un presidente statunitense particolarmente ostile all'Unione Europea, data da una forte crescita della potenza cinese e data ora dalla crisi della pandemia, dalla quale però stiamo cercando di uscire con un piano organico e ambizioso. Come vede Marta questa situazione e come sarà la proiezione globale dell'economia europea dopo la pandemia? Ecco, grazie mille, grazie dottor Parenti per questo invito e grazie soprattutto a Paolo Guerrieri e a Piercarlo Padovan per aver scritto questo libro che effettivamente, come diceva Marco Buti, aiuta a farsi un'idea molto poco ideologica, ma invece finalmente concreta sull'economia europea, in questa doppia dimensione che Paolo Guerrieri ricordava, e in questo intreccio fra la forza economica interna dell'Europa e la sua proiezione internazionale. Questo mi sembra un punto fondamentale, c'è tutta l'ultima parte del libro che ho letto con grande interesse sull'Europa come attore globale, e proprio partendo da quest'ultima parte del libro vorrei affrontare 3 punti. Il primo, Paolo, voi scrivete, Piercarlo, che lo scenario economico del post-Covid è quello di un assetto tripolare, Stati Uniti, Cina e Europa, ma in un mondo privo di leadership e di capacità di governo internazionale, multilaterale. Perché gli Stati Uniti non vogliono più esercitare una leadership, scrivete, e la Cina non è in grado di farlo. Ora, su questo avrei 2 commenti. Il primo è che la nuova amministrazione americana, l'amministrazione Biden, in realtà intende recuperare una capacità di leadership. Questo è detto molto chiaramente da Biden, dal suo nuovo segretario di Stato, Anthony Blinken. L'America, perfino in un campo dove ha dimostrato una disastrosa gestione interna, e cioè la sanità, intende in realtà riproporsi come leader di uno sforzo internazionale, rientro nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, distribuzione dei vaccini e così via. Quindi sarà un'America che effettivamente agisce sul fronte di quei global goods che vengono ricordati molto bene nel libro e che sono una priorità per l'Europa, una gestione multilaterale di questi beni comuni. Il punto importante da cogliere per l'Europa, tuttavia, è che anche un'America di questo tipo chiederà non di meno, ma di più all'Europa, in particolare su 2 punti critici per l'Europa, e cioè un maggiore contributo alla sicurezza comune, alla difesa collettiva, il che significa burden sharing nella NATO, aumento dei costi per noi, se volete, e quindi questo è un primo settore. Il secondo settore è la questione Cina. La questione Cina è una questione veramente dirimente, perché mette sul tavolo tutta una serie di problemi, a cominciare dal problema tecnologico che prima ricordava già molto bene prima Paolo Guerrieri. Quindi direi questo: prepariamoci a un bargaining, a un accordo transatlantico che non può essere però l'accordo del passato, ma deve essere un accordo rivolto al futuro, in cui l'Europa riesca ad avere una posizione più coerente e più solida su una serie di dossier. Un secondo punto che mi sembra importante, sempre in chiave geopolitica,
è che l'Europa resta comunque dipendente dagli Stati Uniti per quel che riguarda la propria difesa comune. Non c'è nessuno scenario in cui, guardando alla deterrenza nucleare e alla difesa europea, in particolare c'è il problema della Russia che dal 2014 è diventata più assertiva sul fianco est della NATO, crisi ucraina, annessione della Crimea, eccetera, eccetera, ma insomma non c'è nessuno scenario in cui l'Europa possa diventare effettivamente autonoma sul piano della difesa comune. E io credo qui, ma ne possiamo discutere anche con Marco, che le formule sull'autonomia strategica in effetti siano abbastanza confuse. Nella sostanza nascondono delle sensibilità molto diverse fra i vari paesi. Il modo in cui la Francia intende l'autonomia strategica, il modo in cui intende la Germania sono abbastanza differenti, quindi già nel nucleo dei paesi centrali resta una differenza. La difesa è uno dei settori comunque penalizzati dalla crisi Covid, lo abbiamo visto, si cerca lentamente di dare vita a una difesa europea, ma in realtà lo European Defence Fund, qua in questo caso Marco la F sta per fund e non per facility, questo European Defence Fund è stato decurtato nel nuovo bilancio dell'Unione Europea da 13 miliardi a 7 miliardi di dollari, di euro, quindi è già una, se volete, un'operazione a ribasso. Ed esistono poi delle differenze sulla valutazione del rischio, il modo in cui noi vediamo il problema della sicurezza, noi Italia, che è molto concentrato sull'instabilità da sud, è diverso dal modo in cui lo possono vedere paesi come la Polonia o i Baltici, che sono sovrastati dalla minaccia russa. Quindi ci sono queste differenze e la realtà, l'unica implicazione possibile, è che l'Europa rimarrà dipendente dagli Stati Uniti per quel che riguarda la propria difesa fondamentalmente. Quindi quale ipotesi sono di vario tipo? O si va verso una diversa divisione del lavoro in base a cui gli Stati Uniti con la loro priorità sul Pacifico si occupano di più del problema Cina e l'Europa assume maggiori responsabilità in casa, oppure si cerca di aumentare il contributo europeo a questa sicurezza comune, ricompattando la NATO su una visione più globale che includa anche la questione cinese. Credo che si andrà fondamentalmente in questa seconda direzione. Io ho fatto parte in questi mesi di questo gruppo di esperti, 10 persone nominate dal segretario generale della NATO Stoltenberg per scrivere un rapporto su cosa la NATO dovrà diventare nel 2030. E l'ipotesi è un po' questa, una NATO con una visione più globale e fondata su una cooperazione più paritaria, meno squilibrata fra gli Stati Uniti e l'Europa. In ogni caso, l'Europa, la sicurezza, insomma, gli hard facts della sicurezza impongono un legame con gli Stati Uniti molto stretto. E l'importante è di costruirlo su un'agenda che guardi al futuro e non soltanto al passato, che guardi effettivamente al futuro. E qui mi sembra davvero molto interessante, questo è il terzo punto che vorrei toccare, questo documento, questa comunicazione congiunta pubblicata il 2 dicembre scorso dalla Commissione, dall'alto rappresentante per la politica estera. Si chiama Una nuova agenda Europa-Stati Uniti per il cambiamento globale. Devo dire che è un documento che non ha avuto una particolare eco, ma che a me sembra molto rilevante perché prima di tutto è una pre-offerta europea all'amministrazione Biden, cioè per una volta l'Europa è proattiva anche sul piano della visione strategica e non aspetta di ricevere un'offerta dall'America, ma la propone. E secondariamente perché appunto viene definita una nuova agenda per i rapporti Stati Uniti-Europa che a me pare molto rilevante. Cito i punti principali molto rapidamente, naturalmente il settore salute con al centro la questione della distribuzione dei vaccini, l'idea che gli Stati Uniti entrino in questa facility che l'Europa ha contribuito a costruire. Tutto un capitolo rilevante sul climate change,
qua la svolta americana sarà sostanziale, l'America tornerà nell'accordo sul clima di Parigi e l'idea europea è di lanciare una sorta di transatlantic green agenda, un'agenda verde transatlantica che includa insieme due temi che insieme sono, cioè il commercio e la lotta al cambiamento climatico. E come terzo punto un lavoro sulla tecnologia, perché qui c'è il vero, secondo me, punto fragile, la possibilità di una forte divisione sul digital tax tra Stati Uniti ed Europa. Diceva giustamente Paolo che l'Europa non è ancora una potenza tecnologica, è rimasta indietro, e questo è molto vero, è già una potenza regolatoria, e sull'aspetto regolatorio, come sappiamo, ci sono differenze di impostazione fra Stati Uniti ed Europa, e quindi si dovrà trovare un accordo su una tassazione fair che riesca appunto a includere la grande questione dei titani della tecnologia. E infine la riforma del WTO. È chiaro che per le ragioni che diceva Paolo all'inizio, e cioè il modo in cui la gestione della vecchia globalizzazione si è ripercossa in modo negativo sulla classe media occidentale e sui problemi della disuguaglianza in generale, il WTO va riformato, in particolare tutto il tema dei sussidi di Stato nella relazione con la Cina è molto importante, l'accesso al mercato, eccetera. In questi anni Trump ha semplicemente bloccato il WTO, rifiutando di fare funzionare il meccanismo per le dispute e impedendo di fatto che venisse nominato un nuovo direttore generale. Ma in sostanza ci vuole un forte lavoro su questo, e su questo la trattativa Stati Uniti-Europa sarà molto rilevante. E infine c'è la proposta di questo summit delle democrazie, su cui io in realtà ho dei dubbi. La proposta è una proposta cara a Biden, e cioè l'idea che siccome le nostre democrazie sono fragili all'interno ed esposte a una sorta di minaccia sistemica delle potenze autoritarie, la proposta è di creare un summit per le democrazie, un'occasione in cui insieme le democrazie occidentali, ma anche le democrazie asiatiche, esaminano i motivi di questa fragilità. È un schema un po' binario, si ritorna ad un mondo separato nettamente fra democrazie e potenze autoritarie. In realtà, secondo me, l'Europa non ama questo tipo di visione ideologica binaria, anche perché il contraltare di un'operazione del genere è chiaramente quello di mettere Cina e Russia nella stessa scatola, nello stesso box, mentre invece una specie di regola aurea della politica internazionale del dopoguerra è sempre stata quella di cercare di dividere Cina e Russia. Ma in ogni caso questo documento che citavo prima tenta invece di dire d'accordo, l'Europa è d'accordo, parteciperemo a questo summit, affrontiamo insieme il problema della resilienza dei sistemi democratici. Fondamentalmente quello che l'Europa propone è che l'alleanza transatlantica riqualificata per il futuro debba fare avanzare dei common goods, dei beni comuni globali, e che le soluzioni comunque rispettino l'apertura dei mercati, che per l'Europa è un must, e la competizione. Quindi a me pare che dal punto di vista concettuale l'Europa stia ragionando in avanti, che ci sia il problema di concepire in un'ottica strategica le leve di influenza economica che l'Europa ha. Dal punto di vista politico ci sono delle difficoltà legate alle differenze tra i paesi, e in particolare all'ambiguità di un concetto come quello di autonomia strategico. E dal punto di vista sostanziale, infine, per fare tutto questo è indispensabile che l'Europa esca dalla crisi di introversione, se volete, generata dal Covid, in genere da un'abitudine ad occuparsi del proprio problema interno. È fondamentale che un paese come la Germania, anche come conseguenza della crisi Covid, abbia deciso che il mercato interno è in ogni caso fondamentale. Quello che diceva Paolo Guerriero all'inizio, bisogna fare leva sulla domanda interna, non è più pensabile in un'epoca di crisi della vecchia globalizzazione questa
visione dello sviluppo tutto proiettato sulla domanda estera, è sicuramente così, quindi la Germania è fondamentalmente alla guida di uno sforzo di questo genere, ma è anche evidente che ci vuole un'estroversione, una visione strategica delle proprie leve economiche, e il passaggio sarà dalle dichiarazioni, dai documenti, alla possibilità di applicazione di queste nuove politiche. Grazie. Grazie, grazie Marta Dassù per questa approfondita carrellata. Un altro farsi un'idea è stato questa interessantissima discussione sulla proiezione globale dell'Unione Europea. Mi è piaciuta una definizione, credo che sia un ottimo punto di passaggio verso l'intervento di Serena Rossi, la Corte di Giustizia. La dottoressa Dassù parlava di un'introversione europea. Normalmente quando c'è un'introversione si rischia di lasciare qualche punto non chiaro tra le parti, e quanti punti non sono chiari in un rapporto democratico normalmente si finisce per andare a dirimerli alla Corte. Professoressa Rossi, quali sono i temi più problematici dal punto di vista della Corte per un rilancio dell'Unione Europea? Grazie, grazie innanzitutto di avermi consentito di partecipare a questo interessante dibattito. Ho letto con molto interesse e anche con piacere questo libro di Paolo Guerrieri e per Carlo Padoan, l'ho trovato molto ben fatto e condivido anche molte delle cose che sono state dette finora da chi mi ha preceduto su questo libro. In particolare da giurista io ho trovato molto interessante, molto stimolante innanzitutto l'analisi del collasso del quadro globale multilaterale. È ovvio che quando viene meno questa rete protettiva fatta da organizzazioni internazionali che funzionano, da meccanismi di soluzione delle controversie che funzionano, cosa rimane? Rimangono le potenze nella loro forza brutta, senza intermediazioni giuridiche, e questo porta a una competizione, a un innalzamento della possibilità di scontri molto maggiore. Ora, le sfide a cui anche questo libro accenna, viste da noi e dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo, sono principalmente tre. La prima è l'innovazione tecnologica, la seconda è la rule of law, di cui si è parlato in questo dibattito e anche si parla nel libro, e la terza vorrei segnalare tra tutte le varie problematiche esterne, tra virgolette, vengono sottovalutati, secondo me, nel dibattito attuale alcuni aspetti della Brexit. Ora, molto in sintesi, sulla innovazione tecnologica, in questo momento parlava Marta Dassù delle possibili tensioni sulla tassazione della tecnologia. Sì, questo è sicuramente un problema, ma ce n'è un altro che può dividere l'Europa dalle altre aree del mondo che esportano tecnologia e che fanno purtroppo, ahimè, molta più ricerca di noi e quindi sono più avanti di noi. Ed è un problema su cui noi della Corte ci stiamo confrontando moltissimo con l'entrata in vigore del GDPR, è quello del bilanciamento tra l'apertura delle nostre società alla tecnologia, all'innovazione, e i valori fondamentali, i diritti fondamentali, la protezione individuale. E tutto questo sta creando tensioni con altre parti del mondo, in particolare con gli Stati Uniti, dove vige una filosofia diversa. Noi dobbiamo tutelare, abbiamo lo strumento, questi diritti, abbiamo lo strumento della Carta dei diritti fondamentali. Il bilanciamento non è facile, va fatto caso per caso, non abbiamo nessuna preclusione ideologica, però rilevo che la tecnologia, che è un grande strumento di crescita dell'economia, deve però andare di pari passo con un'adeguata protezione dei diritti degli individui. Sul secondo punto, naturalmente questi più che approfondimenti sono dei titoli possibili di futuri, speriamo, approfondimenti, la rule of law, lo stato di diritto. Ecco, noi qui ci troviamo a rispondere alle domande che ci fanno. Spesso in seminari universitari mi dicono: ma perché la Corte di Giustizia non dice questo, questo e quest'altro?
la Corte di Giustizia dà buone risposte se riceve buone domande. E qui lo dico a Marco Buti, il ruolo essenziale oggi è quello della Commissione. Noi abbiamo già fatto diverse sentenze contro la Polonia, qualcuna anche contro l'Ungheria, anche se sull'Ungheria in settori di mercato. Sulla Polonia abbiamo proprio fatto anche sentenze sullo Stato di diritto. Spetta alla Commissione a questo punto far rispettare queste sentenze, eventualmente portando il secondo ricorso in infrazione, sulla base del quale, se poi la situazione non viene rimediata, possono scattare sanzioni economiche anche molto forti. Capisco che in questo momento, con il negoziato del bilancio, politicamente forse è un tema non, diciamo così, percorribile, ma sicuramente lo Stato di diritto oggi è nelle mani della Commissione e ci sono altre cose che possono essere fatte. Sappiamo tutti che i meccanismi del trattato, l'articolo 7, non possono funzionare perché c'è l'unanimità di tutti gli stati tranne quello interessato, e Polonia e Ungheria si mettono il veto reciprocamente a favore l'una dell'altra, ma ci sono altri strumenti, per esempio l'articolo 2 del trattato sui valori, ho anche scritto sui federalismi a questo proposito, va utilizzato, perché oggi non c'è solo la violazione del 19, cioè dell'indipendenza dei magistrati, ci sono violazioni sistemiche, quindi questo concetto, che è quello che rileva, è la violazione sistemica come violazione di un articolo del trattato ben preciso, che l'articolo 2, potrebbe essere utilizzato. Così come un altro strumento tutto sommato sottostimato è quello di cambiare le regole introducendo una condizionalità nei regolamenti dei fondi. Per quelli basta la maggioranza qualificata, quindi anche questo è qualcosa che potrebbe essere proposto dalla Commissione. Gli strumenti ci sono. Sicuramente il problema della violazione dello Stato di diritto, delle minacce allo Stato di diritto, è molto importante sotto tutti i profili, sotto il profilo costituzionale, sotto il profilo della mutua fiducia tra gli Stati, sotto il profilo della stessa identità europea. Ora io qui... è vero quello che diceva Marta Dassù, sicuramente questi stati, la Polonia ha paura della Russia, è verissimo, ma c'è anche, io temo, una sorta di fascinazione da parte di alcuni leader di questi stati, di quello che è oggi il modello russo, quindi non la Russia di un tempo, la Russia comunista, ma oggi questo modello di autocrazia, questo Stato non liberale, economia di mercato non liberale, come lo stesso Orban ha apertamente dichiarato. E quindi qui veramente è in gioco la possibilità di trovare una identità comune su quale poi si basa la tua fiducia e che legittima la leale cooperazione. Quindi siamo veramente ai pilastri costituzionali dell'Unione Europea. Il terzo argomento di cui volevo qui parlare brevissimamente, perché questo è veramente tecnicamente, da un punto di vista giuridico, molto complesso, è quello della Brexit. Oggi abbiamo avuto la notizia, su Agence Europe leggevo, che a quanto pare Boris Johnson abroga quella legge che aveva adottato chiaramente incompatibile con ogni accordo. Quindi è possibile che si vada verso l'accordo. Ecco, attenzione, perché nelle pieghe di questo accordo c'è qualcosa di assolutamente sottovalutato, e cioè i controlli in mare su cui si basano così questa tenuta della frontiera esterna doganale sono estremamente non solo difficili da mettere in atto, ma probabilmente sono anche troppo basati su la fiducia che saranno fatti rispettare. L'Unione Europea potrà fare controlli, ma sicuramente non potrà controllare sistematicamente tutto quello che passa. Ora, siccome gli accordi del Venerdì Santo sono stati alla base di questa intesa bilaterale, i quali, come noto, vietano lo stabilimento di una frontiera fisica tra le due Irlande, bene, attenzione, perché quel meccanismo si presta in maniera molto molto facile al contrabbando, si presta ad essere aggirato. Non sarà possibile, secondo me, fare un controllo sistematico, e quindi qual è il rischio? Il rischio è che gli inglesi, che hanno chiesto
e hanno affermato sempre di avere la loro politica commerciale comune, quindi la loro politica doganale, che immagino avrà dazi bassissimi o inesistenti sulle merci che provengono dal resto del mondo, e venga poi convogliato attraverso questo meccanismo basato sulla fiducia, ripeto, più che sulle frontiere fisiche o sui veri controlli, dall'Irlanda del Nord all'Irlanda, alla Repubblica Irlandese, la quale è a tutti gli effetti territorio doganale dell'Unione, quindi non ci sono confini, non ci sono controlli. Gli accordi prevedono che ci sia una dichiarazione che il bene deve essere consumato nell'Irlanda del Nord. E naturalmente tutto questo però è ancora una volta affidato a una fiducia. Ora si può dire, certo, poi scoppierebbero degli scandali, sì, è vero, scoppieranno probabilmente degli scandali, ma questo accordo prevede dei meccanismi deboli di reazione a queste possibili violazioni. Quindi va fatta molta molta attenzione a questo aspetto, che è un aspetto commerciale, è un aspetto economico, un aspetto anche di relazioni con le altre economie mondiali, che appunto potrebbero diventare attraverso la porta anglo-irlandese, potrebbero esportare molto più facilmente e, diciamo, anche in maniera più occulta. Quindi questo è qualcosa sicuramente che può essere scongiurato, ma bisogna fare attenzione e bisogna predisporre tutti gli aspetti giuridici in tal senso. Ecco, detto questo, io mi fermerei e tornerei a quello che diceva Marco Buti, la F-word. La F-word, ricordo, è federalismo. E questa è la via sempre molto difficile, ma che almeno deve rimanere sullo sfondo per l'Unione Europea, proprio in questo contesto in cui si indebolisce la rete protettiva delle organizzazioni internazionali, del multilateralismo, in cui rimangono le potenze come attori principali, e l'Unione Europea deve diventare anch'essa una potenza, altrimenti rimarrebbe schiacciata da questo, collasserebbe se stessa insieme alle organizzazioni internazionali. Grazie, grazie Lucia Serena Rossi, grazie Giudice. Prima di passare la parola al professor Padoan per fare le conclusioni, visto che stiamo già avvicinandoci ad un'ora di dibattito, che come sappiamo è il termine costituzionale per ogni attenzione che ci possa essere a qualunque tipo di discussione, soprattutto online. Volevo prendere due o tre domande che sono state rivolte dal pubblico. Una, temo vada direttamente all'attualità di oggi, dunque chiederei magari a Marco Buti se vuole rispondere, ed è come si stanno comportando i paesi europei in materia di RRF, vale a dire quale tipo di strutture, di organizzazione hanno messo in piedi. Naturalmente qua c'è tutto il dibattito italo-italiano sulla cabina di regia, sicuramente dietro questa domanda. Le altre due domande, qui magari dopo chiederò al professor Padoan se vuole rispondere lui, era in che modo uno strumento come il Next Generation EU può diventare permanente in futuro, e se il futuro dell'economia europea, la green economy, l'Europa è chiamata un grande sforzo progettuale. È questo veramente il nostro futuro? È questo dove si deve giocare il futuro delle energie imprenditoriali private? Marco, passo la parola a te prima di passarla a Piercarlo Padoan. Ok, grazie Antonio. No, ma in primo luogo penso dibattito illuminante, mettendo insieme tutti quanti i contributi. Io vorrei sottolineare, prima di venire alla domanda specifica, questo messaggio chiave sulla interrelazione strettissima fra la risposta domestica e la proiezione internazionale e il ruolo geopolitico dell'Europa. Questo credo sia un punto fondamentale che bisogna far
far passare e su quale molto insistere. Se non abbiamo una risposta di alto profilo a questa crisi adesso, se non riusciamo a riaprire i cantieri della unione bancaria, completamento dell'unione economica e monetaria, non avremo un ruolo fondamentale a livello geopolitico. Quindi questo è l'indebolimento dell'Europa durante la crisi finanziaria è stato anche e in particolare dovuto al fatto che non siamo riusciti a rispondere alla sfida domestica in maniera efficace. Quindi un ruolo internazionale dell'euro, anche questo si basa sul completamento del cantiere istituzionale Unione Bancaria. Il fatto che i 750 miliardi di Next Generation EU all'interno di questo RRF creino una prima base di un asset sicuro a livello comunitario e quindi in questo caso aumenti il ruolo dell'euro e quindi la possibilità di giocare a livello internazionale è assolutamente fondamentale. Quindi questa connessione credo sia essenziale. Sul punto specifico della domanda, io credo che al di là delle polemiche interne che lascio agli esegeti della politica italiana, la prima cosa è che nel regolamento del RRF, così come nelle linee guida che sono state pubblicate dalla Commissione, si dice che i paesi devono strutturarsi in modo da permettere una utilizzazione efficace delle risorse, una efficace implementazione degli investimenti e delle riforme. Si dice che ci deve essere un punto di contatto unico per la Commissione europea. Io tra l'altro suggerirei ad Antonio, e glielo mando successivamente perché credo ci saranno molte domande su questo, di circolare gli estratti precisi di questa delle proposte della Commissione che sono nel regolamento così come nelle linee guida. Quindi quello che la Commissione non fa è di imporre agli Stati membri un tipo di organizzazione specifica. Quindi, e gli Stati membri come stanno rispondendo? Stanno rispondendo in maniera diversa. La Francia che cosa ha fatto? La Francia ha dato specificamente la responsabilità dell'implementazione del loro piano di ripresa e di resilienza a Bruno Le Maire, quindi il ministro dell'economia, tra l'altro cambiando anche la dizione del suo ministro, che ti viene ministro dell'economia e della relance. La Spagna ha invece posto una unità di missione di monitoraggio presso l'ufficio del primo ministro. Quindi i paesi si organizzano in maniera diversa. La Commissione è neutra rispetto a questi diversi modelli, quindi sta ai paesi stessi a rispondere secondo la loro coerenza istituzionale. Io qui, in maniera un po' immaginifica, ho detto evitiamo effetti Frankenstein, cioè di prendere modelli che funzionano in un paese, in una determinata struttura istituzionale e cercare di impiantarli in un altro che ha diverse tradizioni, ha diversa struttura. Una cosa che funziona in un paese non necessariamente funziona in un altro paese, ma questo voglio essere assolutamente chiaro, questi aspetti di governance devono essere coperti nel programma di ripresa e di resilienza, quindi sul come starà ai paesi stessi a decidere. Grazie. Professor Padoan, lascio a lei le conclusioni di questo seminario che mi è sembrato effettivamente interessantissimo e che ha colto numerosi punti
di sfida e di, appunto, di rilancio, come dice anche il sottotitolo del vostro libro. E allora magari le chiedo di concludere pensando ad un ulteriore F che è da tenere in conto, che è quella di futuro. Qual è il futuro per l'Europa? Come ci stiamo attrezzando per questo? Professor Padoan, la parte di lei. Intanto buongiorno e grazie a tutti per i commenti spesso molto gentili che fanno sempre piacere riguardo al libro, che è un libro, che è un secondo libro rispetto a un libro che Paolo ed io scrivemmo 10 anni fa, proprio in concomitanza di un'altra crisi. Ovviamente trarre le conclusioni da questo dibattito, che ha toccato moltissimi aspetti, è molto complicato, quindi non lo farò, mi limiterò a sottolineare 3 punti che secondo me sono usciti fuori da quello che è stato detto e che in qualche misura rappresentano gli elementi di base, a mio avviso, di un dibattito sull'Europa, che è un dibattito che continua ad andare avanti e deve andare avanti, perché siamo in una fase di transizione non solo per via della crisi Covid, ma anche per dinamiche interne molto europee. Quindi 3 punti. Primo punto, l'economia. Come cerchiamo di dire nel libro, la crisi pandemica ha colpito l'economia europea in una fase di debolezza, che a mio avviso è una fase di debolezza che va al di là degli squilibri visibili dal punto di vista macroeconomico e finanziario ed ha a che fare con le tendenze di lungo periodo, di lunghissimo periodo dell'economia europea. Tanto per intenderci, io ho usato il termine stagnazione secolare per indicare il fatto che, indipendentemente dalle crisi finanziarie che ci sono state 10 anni fa, ma anche prima, ci sono tendenze di fondo che indeboliscono l'economia europea, ma che sono un fenomeno anche tipico di altre economie occidentali avanzate. Perché dico questo? Perché questo, secondo me, è un elemento ulteriore per rafforzare l'esigenza che adesso Marco ha appena ricordato con molta efficacia, della necessità di prendere questa occasione della crisi come occasione storica. Non solo noi dobbiamo combattere la crisi Covid, ma dobbiamo porre le basi per un'uscita dalla crisi su basi nuove, con modelli nuovi, con traini nuovi, con paradigmi nuovi, che sono quelli che la Commissione aveva messo sul tappeto prima dello scoppio della crisi, cioè l'economia digitale, l'economia sostenibile e non solo dal punto di vista ambientale. Quindi c'è un primo problema, che è come disegniamo l'economia del futuro, e questa è la domanda del nostro ospite, ricade in questo aspetto, almeno in parte. Quindi sicuramente dobbiamo agire con visione del futuro e con creatività per il futuro, anche tenendo conto della diversità tra i vari paesi, pur in un contesto complessivo. E da questo punto di vista fatemi ricordare un aspetto apparentemente tecnico a cui io però tengo particolarmente. La crisi ha dimostrato anche un'altra cosa, che non c'è un singolo strumento di politica economica che da solo basta. La politica monetaria sta trasformando se stessa per dare una mano e ci sta riuscendo, ma non basta. La politica fiscale deve fare passi avanti, su questo poi tornerò più avanti tra un attimo, e la politica strutturale deve essere implementata. Le riforme strutturali, che sono un termine a cui io sono affezionato, devono essere tradotte in azioni concrete, e questo ha a che fare con il modo in cui gli stati si confrontano con i mercati, con l'economia e con il comportamento di consumatori e imprese. Quindi c'è un ripensamento necessario degli strumenti di politica economica, a cominciare dal ripensamento del patto di stabilità, che è stato sospeso, che forse dovrà essere sospeso per un po' più a lungo di quanto si pensava all'inizio, che però pone il problema di quali siano le regole ottimali per un'economia complessa come quella europea. Abbiamo tratto delle lezioni dall'esperienza della crisi dei debiti sovrani, qualcosa non andava, qualcosa andava fatto diversamente, ma lo diciamo col senno del poi. Dobbiamo chiederci quali regole siano quelle che funzionano meglio, e la cosa non è affatto semplice. Punto primo. Punto secondo, un tema su cui si sono soffermate in particolare Marta e anche il giudice Lucia Serena, è la questione del ruolo globale dell'Europa. Qui Marco mi ha sottratto, ma vista la nostra conoscenza pluridecennale non mi stupisce, un concetto che mi pare molto importante, cioè c'è un legame
tra aspetti economici e aspetti istituzionali globali dell'Europa che è ancora al suo fieri, e questo si chiama euro globale. L'euro globale non è soltanto uno slogan, ma è, se avverrà, se veramente diventerà una valuta globale, cosa che ancora non è, l'euro segnerà, diciamo, il passo più visibile verso una proiezione globale economica dell'Europa, ma non solo economica. Non dimentichiamoci che negli anni di Bretton Woods, quando il dollaro era l'incontrastato signore finanziario dell'economia globale, lo era anche per ragioni non finanziarie, per ragioni legate alla sicurezza, per ragioni legate alla produzione di beni pubblici globali, questo lo ricordavano sia Marta che Marco. E quindi nel momento in cui potremmo dire che c'è un euro globale che ha suoi vantaggi per chi diciamo, emette quella moneta, questo significherà che avremmo fatto passi avanti non solo nella proiezione globale ma anche nella proiezione interna. È difficile immaginare un ruolo globale dell'euro senza una banking union finalmente completata e una capital markets union anch'essa in stato avanzato di sviluppo. Senza queste basi i mercati non considereranno l'euro globale. Ma naturalmente un euro globale significa anche una governance globale, e qui mi avvio al terzo punto. Prima però di arrivare al terzo punto volevo anche aggiungere che un modo per capire se saremo una potenza globale sarà anche la nostra capacità di produrre beni pubblici globali. Quindi ci tengo molto a sottolineare il ruolo di beni pubblici apparentemente non economici come la sicurezza, che invece hanno un legame molto stretto con l'economia. E questo significa che ci dovranno essere istituzioni, per esempio un bilancio pubblico, un bilancio europeo rafforzato in grado di produrre questi beni pubblici globali, quindi tramite la sicurezza ma non solo, che sono l'elemento fondante dell'integrazione finanziaria, ma a cui l'integrazione finanziaria dà anche sostegno. Infine, terzo punto, introdotto da Marco, la questione della fiducia o della sfiducia. Questo è stato veramente il tema clou del dibattito, almeno come l'ho vissuto io anche in prima persona, della politica economica del decennio passato, pre-Covid per intenderci. Ricordo a chi non l'avesse ricordato che uno dei temi che si ripetevano nei dibattiti anche all'Ecofin, anche all'Eurogruppo, era il dilemma apparente fra condivisione del rischio e mitigazione del rischio, che erano parole apparentemente esoteriche per dire c'è una soluzione europea e quindi il rischio viene condiviso, oppure ci sono tante soluzioni nazionali e quindi ognuno faccia per sé quello che deve fare, che è un dibattito molto vecchio che dura almeno con linguaggi diversi da qualche decennio, che in questa crisi Covid forse viene affrontato di petto veramente per la prima volta. Cosa vuol dire superare il dilemma della sfiducia e quindi andare verso una condivisione del rischio veramente piena? Significa avere istituzioni comuni, significa avere strumenti comuni, significa avere, qui provo a rispondere a una delle domande, anche una visione del Next Generation EU che non sia una soluzione temporanea, sia pure massiccia alla crisi, ma che sia il primo passo per una soluzione di transizione verso istituzioni europee più solide, più coese, tanto per essere chiari, quelle che a volte mettiamo sotto il cappello un po' generico di unione fiscale, che ha tanti aspetti, alcuni dei quali già ci sono, molti altri dovranno essere costruiti. Non ci potrà essere una unione fiscale, monetaria, finanziaria, senza che chi partecipa a quell'unione abbia fiducia nel proprio vicino, perché solo così si producono beni pubblici. Naturalmente tutto ciò è facile a dirsi. Ricordo una cosa ben nota, che la fiducia è qualcosa che si distrugge molto rapidamente e si costruisce con grande fatica. Però il modo migliore per gestire la crisi è quella di costruire qualcosa che crea fiducia. Purtroppo abbiamo visto che questo non è ovvio, non è semplice, non è banale, ma è anche possibile. E io rimango da questo punto di vista un inguaribile ottimista. Grazie per l'attenzione. Grazie, professor Padoan, grazie per una conclusione che mi sembra corretta e necessaria, quella dell'ottimismo per l'Europa. Sono stati fatti passi avanti in questi ultimi 6 o 7 mesi che sono innegabili e che credo
piano piano inizino anche a percolare nell'opinione pubblica. Bene, io vorrei ringraziare tutti i partecipanti a questo seminario, vorrei ringraziare chi ci ha seguito online e che tra un momento saranno disconnessi. Naturalmente il video resterà disponibile per chi voglia ancora vederlo nel futuro. E, che dire, un libro interessante, una discussione interessante, spunti che meritano di essere riflettuti e agiti, e la speranza è che questo sia il primo di una serie di discussioni sull'Europa in questo formato, fino a quando non riusciremo finalmente a tornare dal vivo. Grazie ancora a tutti quanti e spero a presto. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie.